Benvenuti a un nuovo appuntamento con Lombardia Notizie Online. Parliamo di ARES, ovvero di Accordo di Rilancio Economico, Sociale e Territoriale, uno strumento che Regione Lombardia mette a disposizione dei comuni per aiutarli a riqualificare spazi ed edifici pubblici con l'obiettivo di favorire iniziative di sviluppo economico. Un esempio arriva da Codogno, in provincia di Lodi, dove oggi l'assessore regionale Guido Guidesi ha firmato l'intesa ARES per dare un futuro al quartiere fieristico. Ascoltiamolo. Questa è una fiera intesa come polo fieristico che si innova e si rinnova con un bellissimo progetto di un nuovo polo fieristico con un utilizzo polivalente. All'interno di questi spazi ci saranno percorsi informativi organizzati dall'Istituto Agrario di Codogno, che noi supporteremo e supporteremo per cui questo grande progetto del Comune di Codogno rispetto al nuovo polo fieristico polivalente, ma anche alla possibilità di generare nuove competenze che saranno molto utili alle aziende del territorio per anticipare i tempi rispetto alla competizione di mercato. Questo è un territorio che offre esattamente quello che cercano le nuove generazioni. Un territorio agricolo, un territorio paesaggistico, un territorio che ha grandi opportunità e un territorio che anche ha fatto passi avanti rispetto a singole progettualità che però vanno tutte nella stessa direzione. Dobbiamo fare squadra in questo, fare sistema, cogliere l'opportunità di questo appeal che ha il territorio rispetto alle nuove generazioni per connettere i know-how di cui questo territorio già dispone e creare nuovo indotto, nuove opportunità economiche e nuovo sviluppo, anche attraendo persone da fuori, attraendo visitatori da fuori per vedere anche le bellezze e le opportunità che offre questo territorio. Con questo approfondimento è tutto, continuate a seguirci sul nostro sito lombardianotizie.online e sui nostri canali social. Alla prossima!